terzo e quarto posto di solito vuol dire spettacolo, e spettacolo a Rustenburg è stato, a scoppio ritardato, dopo 75 minuti di nulla con i giocatori annoiati e vogliosi di andarsene finalmente in vacanza. Poi è esplosa la finalina. Il gol di Mfela, semi sconosciuto ingiustamente troppo nascosto da Joel Santana, ha fatto vivere una serie fantastica di emozioni. Una palla gol dietro l'altra, le squadre stanche e sbilanciate e Daniel Guisa, più ispirato di Villa e Torres, messi insieme. La doppietta dell'arciere di Heres ha abbattuto il Sudafrica, scoraggiando anche il pubblico di Rustenburg. Un colpo da KO, cui ha risposto con un colpo da fuori classe, ancora lui, ancora Katlego Mfela. Un siluro all'incrocio dei pali e via con i supplementari. Belli, spettacolari, ma durati solo 16 minuti, non 30, fino alla pennellata di Xabi Alonso. Il basco ha regalato il terzo posto alla Roca, con un 3-2 forse immeritato, ma voluto fortemente, nonostante un inizio, a ritmo basso e con poca voglia. Col Sudafrica la Spagna era entrata nella storia, con 15 vittorie, solo 8 giorni fa, 15 vittorie consecutive. Proprio dal Sudafrica si ricomincia. Per Sky Sport 24, Riccardo Trevisani. Vi stiamo chiedendo...